Sabato 29 giugno è stata Angela Balducci, mosaicista e pittrice, la protagonista dell'inaugurazione della mostra dedicata alla natura e alle farfalle in particolare, che si potrà visitare fino al 7 luglio, dalle ore 17 alle ore 20, nei pressi del Porto Canale, nella splendida cornice della Darsena Borghese di Fano. Residente a Fossombrone, Angela Balducci ha allestito gli spazi espositivi con un dipinto e i suoi 36 mosaici di piccole e grandi dimensioni, realizzate con grandi impegno e precisione, curando minuziosamente ogni dettaglio per poter stupire ogni visitatore. Sono creazioni mie, con materiali favolosi, perché sono riuscita a racimolare, grazie all'amico marmista e all'amico che vende piastrelle e arredamenti da bagno, eccetera, sono riuscita a racimolare dei materiali meravigliosi. In questo caso sono delle scaglie sottilissime di marmo di Carrara che danno questa brillantezza e magia alla composizione. Non solo marmo, ma anche sassi, perché lei è un'appassionata di sassi, di minerali. Io sono un'appassionata di minerali, un'appassionata di fossili, un'appassionata di sassi. Spesso e volentieri i miei lavori sono realizzati appunto con sassi, quarzi e vari altri minerali che io ritrovo o nel fiume o in riva al mare. Se vedete, sono di quelle persone che si chinano sulla spiaggia a cercare dei tesori. Per me sono dei tesori. Da quanto tempo si è dedicata all'arte questa sua passione? Da sempre. Io ho sempre disegnato, solo che ho avuto una vita lavorativa che mi permetteva di fare poche opere e un po' di fretta durante l'anno. Adesso che ho più tempo ho potuto realizzare questa mostra. In questa mostra lei è un amante sicuramente della natura, perché ci sono tante farfalle. L'idea della farfalla è un'idea vecchia, però se tu la vai a vedere, una farfalla è veramente bellissima, ha delle sfumature che, per quanto io provi a riprodurla, non riuscirò mai. La natura sì, e la natura ci arricchisce, è il momento in cui disintossichi un pochino la mente, e anche quando faccio questi lavori mi ricreo, diciamo, ecco, ritrovo la forza per fare cose. Altre cose ancora. Presente alla mostra, dal gusto semplice e delicato, anche Gabriele Polverari, che ha espresso la soddisfazione dell'associazione ProArt, di cui l'artista fa parte da un paio di anni. Angela è un'artista a 360 gradi, è un'artista che passa dalla pittura al mosaico e ad altre tecniche. Diciamo, oltre alla bellezza delle opere, c'è proprio una manualità, una professionalità. Ci sono delle opere che Angela chiama poesie di pietra. Sì, i suoi mosaici, le sue opere di pietra. Lei è un amante della natura, per cui prende spunto dalla natura, prende spunto per le immagini, per i materiali, e le sue farfalle che danno questo senso di libertà creativa, di questa volubilità. Cioè, è un'artista fantastica. Invece, per quanto riguarda la ProArt, le vostre prossime iniziative? Le prossime iniziative, allora, quella più vicina è una collettiva d'arte nella Sala Leopardi di Orciano, dove tratteremo un po' il tema della donna, in quanto è la settimana della cultura, per cui, essendo titolata alle notti di Lavinia, noi prendiamo questo riferimento proprio per fare questa esposizione a tema.